Un saluto a tutti, bentornati sul canale. Oggi vediamo quanto viene influenzata una caldaia senza accumulo di acqua calda sanitaria, quindi istantanea, dal flusso dell'acqua che esce dai rubinetti. Eh già, sembra una cosa banale, ma dal flusso dell'acqua che esce dai tuoi rubinetti ti puoi accorgere se la tua caldaia ha bisogno d'aiuto. Mi spiego meglio. Prima di tutto devi sapere quanti litri al minuto riesce a scaldare la tua caldaia. Per sapere questo dato dovresti guardare sul tuo libretto di uso e manutenzione della caldaia, nelle specifiche tecniche, troverai appunto questo dato. Considera che una caldaia da 24 kW di potenza riesce a riscaldare più o meno 11-13 litri al minuto. Comunque, una volta trovato questo dato, puoi fare questo piccolo esperimento. Ok, quindi eccoci qua, facciamo questa prova. Quindi prendo una bottiglia, nel mio caso una bottiglia da 2 litri, la metto nel lavello, preparo un timer, vediamo quanto tempo ci vuole nella parte dell'acqua calda a riempire questa bottiglia da 2 litri. Allora faccio così, faccio partire l'acqua e poi faccio partire il timer più o meno nello stesso tempo. A questo punto fermo il timer, chiudo l'acqua e sono 24 secondi e 40. Adesso vado a segnarmi il tempo su un foglio di carta. Ecco, ora facciamo la stessa prova sull'acqua fredda, quindi svuoto questa qui. Ok, rimettiamo sotto. Apro l'acqua fredda e faccio partire. Ok, a questo punto stop, chiudo e qua ho 20 secondi e 93. E adesso andiamo a fare un po' di conti. E ti accorgerai che a parità di tempo l'acqua fredda fa più litri. Però quanto di più? Perché una piccola perdita di carico ci può essere, visto che l'acqua quando entra in caldaia, prima di uscire dal rubinetto, passa attraverso gli apparati della caldaia. Questo va a frenare in qualche modo il flusso dell'acqua. Ma se la differenza tra acqua calda e acqua fredda in litri comincia a essere troppa, allora comincia a esserci qualche problemino e un conseguente aumento dei consumi del combustibile. Diciamo quindi che la differenza di un litro tra acqua calda e acqua fredda può essere ancora accettabile, considerando la perdita di carico e che ogni rubinetto ha la sua portata d'acqua. Quindi attenzione, il mio esperimento potrebbe essere leggermente diverso dal tuo. Ma in conclusione, a cosa serve questo esperimento? Beh, per prima cosa a vedere se il flusso dell'acqua che attraversa lo scambiatore è troppo veloce. Dal tuo rubinetto di acqua calda escono più di 11 litri al minuto di acqua. E in questo caso la caldaia, nell'esempio di caldaia da 24 kW, ha una potenza insufficiente per soddisfare questa portata d'acqua. Quindi nel tuo rubinetto, quando è tutto aperto dalla parte dell'acqua calda, la tua acqua uscirà tiepidina, quindi non si scalderà mai abbastanza. Cosa puoi fare? Puoi mettere un riduttore di pressione sulla linea dell'acqua che va verso la caldaia, oppure puoi tentare di restringere chiudendo un po' il rubinetto che il tuo installatore dovrebbe averti installato appena sotto la caldaia, e stringendo quel rubinetto dovresti riuscire a limitare il passaggio dell'acqua che entra in caldaia. In questo modo l'acqua rimarrà per più tempo all'interno dello scambiatore e riuscirà a scaldarsi a dovere. Se invece la differenza di litri che hai osservato tra acqua calda e acqua fredda comincia a essere più di un litro, allora puoi considerare delle probabili ostruzioni, in genere dovute al calcare. Solitamente la parte dove si forma più calcare è nello scambiatore di calore. Se vuoi saperne di più sullo scambiatore di calore, puoi guardare questo video. Comunque, alla lunga, queste ostruzioni portano ad avere un flusso d'acqua calda sempre minore e con temperature incostanti, quindi da prima molto calda, poi tiepidina o fredda
e poi ancora calda. Ovviamente questo porta anche a un consumo maggiore, visto che lo spessore del tubo in cui passa l'acqua adesso è più spesso, perché il calcare si è depositato appunto sul tubo e ha maggiorato lo spessore. E ora la tua caldaia deve lavorare di più per far passare il calore attraverso lo strato di calcare. Cosa puoi fare? Beh, sostituire lo scambiatore, oppure, se possibile, fare un lavaggio chimico dell'impianto di acqua calda sanitaria o dello scambiatore. Come al solito è tutto da verificare, quindi rivolgiti sempre a un bravo tecnico perché risolvi il guasto in tempi brevi e in sicurezza. Un piccolo appunto: controlla ogni tanto i filtri dei rubinetti del tuo impianto, perché anche questo contribuisce a mantenere il tuo impianto e la tua caldaia efficiente. Bene, anche questo video finisce qui. Come al solito, se ti è stato utile, metti un bel mi piace, lascia i tuoi commenti e magari scrivimi se vuoi sapere o approfondire qualche altro argomento. Oppure iscriviti al canale così rimani aggiornato sui prossimi video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!